Lasagne di pesce spada con ceci e zucchine. Le lasagne di pesce spada con ceci e zucchine sono un primo piatto sfizioso e raffinato, ideale per i pranzi in famiglia o con amici. Una ricetta facile da realizzare che unisce sapore e leggerezza. Per preparare le lasagne di pesce spada con ceci e zucchine, iniziate preparando il pesce, sfilettate il pesce spada e tagliatelo a cubetti. Quelli non utilizzati metteteli in un contenitore e conservateli in frigo. In una padella antiaderente, scaldate un filo d'olio e fatevi soffriggere uno spicchio d'aglio in camicia. Unite i cubetti di pesce spada e fateli rosolare. Salate, versate un bicchiere d'acqua, coprite la pentola con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento. Nel frattempo, in una casseruola antiaderente, scaldate un filo d'olio e fatevi soffriggere un trito di cipolla, carota e sedano. Unite i ceci, mescolate qualche minuto e sfumate con un bicchiere di vino bianco. Aggiungete poi le zucchine, salate, coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco lento. In una ciotola, mescolate 500 g di ricotta con 50 g di parmigiano grattugiato, un pizzico di noce moscata, un uovo e un cucchiaio di prezzemolo tritato. Amalgamate bene tutti gli ingredienti. In una teglia da forno, disponete uno strato di lasagne, versatevi sopra la crema di ricotta, livellate con un cucchiaio e poi coprite con uno strato di pesce spada e ceci. Aggiungete un altro strato di lasagne, la crema di ricotta e poi uno strato di pesce spada e ceci. Infornate le lasagne di pesce spada con ceci e zucchine a 200° per 20 minuti circa. Servite le lasagne di pesce spada con ceci e zucchine ben calde.